Ben ritrovati a Ecofuturo TV, la trasmissione che ci parla di ecologia come una straordinaria opportunità per tutti. In questa puntata parleremo di un tema imprescindibile per rimettere in equilibrio il clima, ma anche fondamentale per la nostra salute, per l'occupazione, insomma, per le nostre vite. È l'agricoltura sostenibile, che oggi non solo è possibile, ma è anche conveniente grazie alle eco-innovazioni tecnologiche che ora andremo a scoprire. Esatto, Michele. Sono davvero tante le possibilità già ora disponibili che possono portare grandi benefici a tutti e da tutti i punti di vista. E noi vorremmo davvero che tutti potessero conoscerle e applicarle. Ci introduce a questo tema un'amica di Ecofuturo che da anni sostiene e affianca la nostra divulgazione ecologica. Una vera ambientalista e conduttrice televisiva che non ha bisogno di presentazioni. Licia Colò. Amici, ciao. Parliamo un po' di agricoltura e agricoltori. In realtà, quanto conosciamo di ciò che mangiamo, dei prodotti della terra che andiamo normalmente a comprare nei negozi e nei supermercati? Io credo, anzi, ne sono convinta, ne conosciamo molto poco. Alla fine di agricoltori si è parlato tanto nel corso dell'ultimo anno a causa della loro protesta, sono scesi in piazza con i trattori, improvvisamente tutti se ne interessavano. Quando mi è stato chiesto che cosa pensassi a riguardo, innanzitutto ho risposto: io sto per principio dalla parte degli agricoltori, perché coltivare la terra è sempre più difficile, è un lavoro sottovalutato, sottopagato anche, e oggi con i cambiamenti climatici a volte è diventato una sorta di mission impossible. Però, premesso questo, non possiamo accettare di non andare avanti, di non migliorare il nostro futuro con dei cambiamenti atti a inquinare di meno, ad offrire prodotti più sani, a utilizzare meno prodotti chimici. E questo in che modo si può fare? Cambiando mentalità. Non è facile, perché c'è sempre in mezzo il dio denaro. Però se iniziassimo a pensare che noi siamo ciò che mangiamo, i nostri capelli sono frutto di ciò che mangiamo, la nostra pelle, i nostri occhi, il nostro corpo, allora forse saremmo disposti a spendere un pochino di più, imparando a limitare gli sprechi e in questo modo ad aiutare l'agricoltura. Solo così si potrebbe pretendere un cambiamento di rotta importante da parte degli agricoltori. Fino a che continueremo a scegliere il prezzo più basso, andremo poco lontano. E poi, ovviamente, la scienza e i tecnici dovrebbero lavorare con tanta determinazione per aiutare un'agricoltura che deve camminare verso il futuro. La Fondazione Farming for Future nasce per dare continuità e slancio all'omonimo progetto del CIB, Consorzio Italiano Biogas, dell'ottobre 2020, e ha l'obiettivo di portare l'agricoltura al centro delle politiche europee per la transizione energetica e agroecologica, attraverso le 10 azioni del manifesto Farming for Future. Sentiamo la presidente della Fondazione, Diana Lenzi. L'agricoltura è al centro della lotta al cambiamento climatico, prima di tutto perché è il settore più colpito, no? Gli imprenditori agricoli che lavorano a cielo aperto e quindi sono i primi interessati a riuscire a mitigare quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico. Sono anche più interessati perché le risorse naturali, i suoli, l'aria e l'acqua con cui loro lavorano sono necessari che siano salubri perché possono creare colture produttive e colture sane. Quindi sono chiaramente veramente i più interessati, sono al centro, ma hanno soprattutto il potenziale, grazie a quello che è il ciclo del carbonio che tutte le colture devono comunque sviluppare, di trattenere una parte dell'anidride carbonica che sennò sarebbe rimessa nell'atmosfera e che sappiamo essere una delle cause del cambiamento climatico. Quindi hanno gli strumenti, hanno anche dei modelli di imprenditoriali, modelli agricoli che possono permettere appunto di incanalare questa propositività verso modelli produttivi sostenibili, e quindi sono sicuramente degli attori che noi dobbiamo mettere al centro della transizione energetica ed ecologica, aiutandoli ad essere sostenibili a 360 gradi, quindi ambientalmente ma anche economicamente, perché questa transizione, questo modello di sviluppo è possibile
sostenibile, ma ha chiaramente dei costi che vanno sostenuti e che devono anche permettere di essere corrisposti dal mercato. Scopri come la pratica di non arare la terra può diventare una potente alleata per il nostro pianeta. La terra che salva la terra è il primo libro della collana Ecofuturo, dedicato all'agricoltura che contrasta il cambiamento climatico. Da settore considerato tra i maggiori responsabili in termini di emissioni, l'agricoltura può diventare settore che contribuisce a ridurre i gas climalteranti e mediare l'impatto climatico stoccando CO2 nel suolo. Il presidio degli agricoltori custodi del territorio può anche contribuire a mantenere sotto controllo fenomeni come il dissesto idrogeologico. Ce ne parla Ilaria Falconi, ricercatrice del CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi economica agraria. L'agricoltura è un settore primario, diverso ad esempio del settore dei trasporti, del settore energetico, del settore industriale, infatti ha come primo obiettivo quello di garantire la produzione agroalimentare ed è per questo che una parte di emissioni purtroppo sono incomprimibili, perché appunto deve garantire la produzione agroalimentare. Di contro però l'agricoltura fornisce beni e di utilità e molto importanti. Si pensa ad esempio alla mitigazione climatica, perché con i nostri suoli, con una gestione sostenibile del suolo, i nostri suoli fertili sono in grado di assorbire l'anidride carbonica, catturarla nel suolo e quindi contribuire alla mitigazione climatica. Oltre a questo, si pensi anche, cosa che finalmente anche la Commissione europea ha evidenziato a partire dal Green New Deal nel 2019, i nostri agricoltori, i nostri allevatori sono i primi custodi del territorio. Il presidio da parte delle nostre aziende agricole sul territorio è fondamentale, specialmente in un paese come in Italia, che ha un elevato dissesto idrogeologico, quindi l'abbandono dei nostri terreni può anche comportare a fenomeni appunto di erosione, fenomeni di dissesto idrogeologico. Va anche evidenziato che l'agricoltore, anche se in questi giorni anche notizie di cronaca, è sempre stato attenzionato ad esempio per una zootecnia troppo intensiva, per pratiche non sostenibili, quelli sono degli illeciti. Una cosa molto importante che manca a mio avviso è un po' la conoscenza e la formazione su tutti gli attori della filiera, per coinvolgere tutti gli stakeholder, a volte proprio nelle stesse aziende agricole, proprio per garantire l'innovazione tecnologica e quindi l'attuazione di tecniche più agroecologiche, più conservative, più verso la sostenibilità, che nel lungo periodo sono in grado anche di garantire una sostenibilità economica. Ma manca anche una conoscenza ed una interconnessione tra i vari settori, come il settore dell'università, della ricerca, il settore del mondo politico e anche quello appunto delle imprese agricole, ma anche stesso dei consumatori. E purtroppo le notizie che girano sempre sull'agricoltura riguardano solo ed esclusivamente degli illeciti. Nel nostro contesto abbiamo, è vero, delle aziende magari molto intensive localizzate in alcune zone prevalenti come il bacino padano, ma in realtà anche nelle stesse regioni del bacino padano, che è sempre accusato, ci sono grandi aziende di piccole e medie dimensioni. In Italia infatti dai dati Istat, ma anche dai dati che redige il CREA ogni anno nell'annuario dell'agricoltura italiana, si evince che in Italia la maggior parte di aziende sono piccole e medie, alcune sono gestite anche da due addetti, proprio gestione familiare, e sono queste realtà che poi contribuiscono anche al nostro Made in Italy. Il ciclo di appuntamenti del CIB, Consorzio Italiano Biogas, tra le aziende agricole più rappresentative del biogas fatto bene, è ripartito da Piverone. Ad aprire il Farming Days 2024, l'azienda agricola Bagnod, una realtà imprenditoriale storica che ha scelto di investire nell'economia circolare. Infatti, dopo aver realizzato nel 2006 un impianto di biogas, oggi ha deciso di portare avanti una nuova sfida, presentando, in occasione della prima tappa del Farming Days 2024, il nuovo impianto a biometano, tra i primi realizzati in Italia grazie agli investimenti del PNRR. Vediamo il servizio. Il Farming Days 2024 del Consorzio Italiano Biogas parte da Viverone, dall'azienda agricola Bagnod. Un viaggio tra le eccellenze e in questo caso un ritorno alle origini del biogas agricolo italiano. Ricordo infatti 15 anni qua, quando venni qua per l'inaugurazione del primo impianto di biogas dell'azienda, che poi è cresciuta intorno a questo investimento, dimostrando come la digestione anaerobica in questi 15 anni ha permesso non solo la produzione di energia rinnovabile, ma anche modificato il modo di fare di agricoltura, incrementando la fertilizzazione organica, permettendo l'utilizzo di sempre più doppie culture, quindi un modo più sostenibile di produrre anche la parte agricola. Oggi
L'impianto che andiamo a vedere è però un nuovo impianto di biometano, perché l'azienda dopo 15 anni ha rinnovato l'investimento e appunto partirà a brevissimo con l'immissione di biometano nella rete del gas. Come consorzio abbiamo accompagnato questa fase di transizione pensando che la digestione anaerobica possa produrre non solo energia elettrica ma anche biometano per i trasporti e per gli usi industriali di difficile elettrificazione. Una giornata in cui siamo con i nostri soci, in cui ci possiamo confrontare, in cui i nostri soci industriali possono dimostrare le loro eccellenze e le loro tecnologie e da cui noi ripartiamo per parlare ai territori come il biometano possa essere una grande occasione per questo paese di mettere insieme agricoltura e industria in maniera sostenibile. Abbiamo un'azienda agricola che si occupa di cerealicoltura e di allevamento. Abbiamo una superficie di circa 400 ettari di seminativo più 300 ettari di pascoli. E ci dividiamo tra il Piemonte e la Valle d'Aosta. Nel 2007, quindi tra i primissimi in Italia, abbiamo creduto nella piattaforma della digestione anaerobica e abbiamo investito nella realizzazione di un primo impianto di biogas da 1 mega, a cui ne è seguito un secondo nel 2010. Siamo stati molto contenti della scelta e soprattutto per il discorso del digestato. Il digestato è un concime organico, biologico, che viene riportato sui nostri terreni, quindi alla fine del processo di digestione anaerobica, e ci aiuta nelle nostre coltivazioni che poi vengono vendute, sia i cereali, e vengono utilizzate come alimentazione per le nostre stalle e per i nostri impianti di biogas. Con l'avvento dell'opportunità di realizzare gli impianti di biometano, abbiamo deciso di iscriverci al primo bando e abbiamo avviato la realizzazione del nostro impianto di biometano in conversione degli impianti di biogas esistenti. L'impianto di biometano sarà da 400 metri cubi ora e crediamo molto in questa scelta. Per noi il biogas e il biometano, l'opportunità di produrre energia elettrica, energia termica e biometano anche in maniera programmabile, è una cosa che ci può portare a una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, e il digestato può portarci anche a una riduzione della dipendenza dai concimi di sintesi. Con questo impianto contiamo di portare molto lavoro e molto indotto sul nostro territorio, anche in collaborazione con le altre aziende agricole che ci conferiscono i reflui. Il nostro Michele è andato a Tor Vergata a conoscere i giovani di una cooperativa che ha reso accessibile a tutti l'orto e i suoi frutti attraverso un'app, grazie alla quale i consumatori possono ordinare all'inizio delle due stagioni ciò che vogliono che sia coltivato per loro. La cooperativa cura inoltre dei percorsi di ortoterapia e formazione per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, con l'obiettivo di creare un modello replicabile. Vediamo insieme il servizio. Mi trovo oggi all'Orto Botanico di Tor Vergata per scoprire una bellissima realtà di sostenibilità ambientale ma anche sociale. Si tratta della cooperativa Orto 2.0, socia di Confcooperative. Scopriamola insieme. Gianluca, ci vuoi spiegare come nasce il vostro progetto? Certamente. Allora, il progetto nasce all'interno dell'Università di Tor Vergata in un seminario proposto dall'Università in collaborazione con Confcooperative, che ci chiedeva di trovare un problema del territorio e cercare di risolverlo. Quindi il problema del territorio che abbiamo trovato è l'insicurezza alimentare. Come facciamo a essere sicuri della provenienza e della sicurezza di quei prodotti che derivano almeno da coltivazione diretta da terra? Dovremmo avere un orto e il tempo per poterlo fare e le capacità per farlo. E non tutti ce l'hanno. Non tutti, esattamente. Quindi per questo appunto nasciamo noi. Quindi non hai tempo, spazio o competenze? Orto 2.0 ti dà la possibilità di avere la massima trasparenza alimentare. In che modo? Vieni da noi tramite un'applicazione semplice e intuitiva, proposta anche questa dai nostri sviluppatori che fanno parte del circuito di Confcooperative Nod. E setti il tuo orto virtuale in base ai tuoi gusti, in base alla stagione e quindi alle tue preferenze. A quindi noi sono i clienti che scelgono cosa coltivare. Esattamente, loro mi indicano le colture che hanno deciso di coltivare e metto a dimora semplicemente quelle piante che appunto il cliente si aspetta di trovare. Questi qua sono pomodori che non troviamo al supermercato, sono conservazioni di semenze antiche. Non sono state scelte dai grandi produttori perché poco produttive o comunque più delicate delle classiche varietà che troviamo tradizionalmente. E noi qua tentiamo comunque di conservare queste specie e recuperando poi i semi e ripiantandoli il prossimo anno. La trasparenza nasce dal fatto che
si può venire qui in ogni momento, si possono vedere le nostre tecniche di coltivazione, si può visitare il campo e soprattutto si ha la sicurezza della provenienza, quindi in questo modo puoi venire qui, raccogliere il tuo pomodoro, una manzana, il tuo peperone, portartelo a casa e contare addirittura i passi che quel prodotto ha fatto, eliminando tutta la filiera di produzione, eliminando tutti gli scarti, tutti gli sprechi e tutto quello che ne deriva appunto dalla classica filiera alimentare. E per chi non può venire qui fate anche le consegne dove c'è. Esattamente, per quelle persone appunto che non possono venire settimanalmente, in quanto le consegne avvengono appunto una volta a settimana, abbiamo proposto un pacchetto aggiuntivo di consegne extra, quindi praticamente potresti essere un ortolano senza mai muoverti dal divano di casa. Fantastico, me lo fate anche per me. Certo, quando vuoi, ecco, qui complimenti di verdure per voi. Stefano, però voi non avete un'attenzione solo alla sostenibilità ambientale, ma anche al tema sociale, giusto? Sì, noi per sostenibilità diciamo prendiamo un concetto a 360 gradi, ci occupiamo sia di ortoterapia sia di reinserimento lavorativo. Ortoterapia in collaborazione con l'orto botanico, abbiamo dei ragazzi che vengono qui sul campo, fanno attività con noi e l'obiettivo è quello di renderlo un protocollo, quindi sviluppabile in ogni settore. Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo, lavoriamo sia con l'esercito della salvezza sia con Intersos, che ci mandano ragazzi o immigrati o donne vittime di violenza e di tratta per poter formarli e dar loro un lavoro futuro. Fantastico. Beh, tutto questo da soli? No, con la collaborazione di altri enti come NOD, che ci ha accompagnato fin dall'inizio, Fondo Sviluppo per quanto riguarda i fondi, e tutto il circuito cooperativo, l'università e non solo. E quali sono i vostri obiettivi, diciamo, per il futuro? L'obiettivo è rendere il progetto scalabile, replicabile e soprattutto spiegare alla gente che il cibo è una cosa seria, le persone sono tutte uguali e l'ambiente va rispettato. Complimenti, continuate così. Grazie. Siete fantastici. Ecofuturo World è la piattaforma virtuale dedicata alle ecotecnologie. Qui scoprirai soluzioni innovative su energie rinnovabili, bioedilizia e mobilità sostenibile. Ecofuturo World collega aziende, esperti e cittadini. Unisciti a noi, partecipa a eventi virtuali e conferenze per costruire insieme un mondo più sostenibile. Abbiamo parlato di orti, ma anche l'agricoltura su larga scala può contribuire alla lotta al cambiamento climatico, purché vengono rispettate determinate condizioni, come ci spiega ora Guido Bezzi, responsabile agronomia del CIB. L'agricoltura come custode del territorio è chiaro che ha un effetto diretto sul cambiamento climatico, gestendo il terreno. Fondamentalmente gestendo la fertilità del terreno con le azioni che si fanno in agricoltura e quindi cercando di migliorare la fertilità del terreno si stocca carbonio sotto forma di sostanza organica nel suolo e quindi si preleva carbonio nell'atmosfera attraverso la fotosintesi e lo si stocca nel terreno. In questa maniera si dice in gergo tecnico agricoltura carbon negative e quindi si contribuisce alla lotta al cambiamento climatico. La potenzialità è sostanziale perché già i francesi qualche anno fa hanno stimato come un aumento del 4 per mille della sostanza organica del carbonio nel suolo contribuirebbe a mitigare le emissioni antropiche ogni anno. Un aumento del 4 per mille è un obiettivo sfidante, ma comunque con il nostro sistema Farming for Future, l'integrazione di biogas nel sistema agricolo e l'utilizzo efficiente di digestato e di minime lavorazioni si può raggiungere. E ora torna con noi una grande amica di Ecofuturo, Lucia Cuffaro, scrittrice, conduttrice e super esperta di autoproduzione, che ci spiega il progetto Semi di Comunità, con il quale i cittadini supportano la produzione agricola biologica, diventando così protagonisti della lotta al cambiamento climatico. L'agricoltura può contribuire alla riduzione alla lotta al cambiamento climatico? Sicuramente sì, se parliamo di un'agricoltura biologica. I dati sono molto incoraggianti, una riduzione della CO2 di più del 20%, ma anche il dato della riconversione verso il biologico è estremamente importante, ovvero siamo arrivati a circa il 19% dell'agricoltura in biologico, un dato superiore a Francia, Germania, Spagna. Se parliamo poi di un'agricoltura di comunità sociale, come quella delle comunità a sostegno dell'agricoltura,
agricoltura, ovvero le CSA, come il caso di Roma, semi di comunità, lì la riduzione dell'acido 2 è molto più importante, ma c'è anche la condivisione del rischio, quindi problemi meteorologici o altri tipi, come ad esempio i parassiti, vengono condivisi a livello di rischio con tutta la comunità e i volontari che ne fanno parte. Questo è anche quello che ci dice la decrescita felice, una riduzione a monte degli sprechi e una pianificazione verso il benessere non solo personale di tutti gli ecosistemi e soprattutto per la tutela del pianeta. Grazie alle nuove tecnologie e ai metodi agricoli che anche NEA studia, è possibile ora abbattere le emissioni del settore e migliorare la produzione in termini di qualità e di resa. Biogas e biometano sono al centro di questi studi, come elementi fondamentali per aumentare la capacità di produzione delle aziende agricole e di riutilizzo di scarti come il digestato e il biochar, favorendo la circolarità e la gestione del territorio e delle risorse. Antonella Marone ci presenta i progetti di ricerca messi in campo da Enea in questi ultimi anni. Enea, nell'ambito del gruppo di ricerca di cui faccio parte, sviluppa delle tecnologie innovative per il miglioramento della digestione anaerobica, quindi per aumentare sia le rese sia la diversificazione dei prodotti ottenibili, quindi anche per esempio per un agricoltore che può produrre oltre che biogas, biometano, biogas arricchito in biometano, anche digestato da riutilizzare in agricoltura o biochar dal digestato da poter riutilizzare sia nei processi di gestione anaerobica che nell'agricoltura, quindi un ciclo virtuoso. Le prospettive è dare un incremento proprio a quello del settore della produzione di biogas e biometano, quindi portare uno sviluppo e innovazione per far sì che oltre che si aumenti in assoluto l'efficienza del processo e quindi anche gli introiti economici, energetici e ambientali di tutta la filiera, ma anche per esempio a dare possibilità ad impianti di piccola taglia che al momento non possono affrontare le spese per arrivare a un revamping e quindi alla produzione di biometano, con nuove tecnologie che permettono per esempio l'utilizzo dell'idrogeno verde nei digestori o la produzione dell'idrogeno verde nei digestori, a effettuare l'upgrading del biometano direttamente dentro al digestore e quindi a permettere, diciamo, che anche questi impianti che sono di taglia più piccola possano poter convertirsi e quindi alla produzione di biogas arrivare alla produzione di biometano. Da anni ormai con Ecofuturo promuoviamo l'orto biattivo, una vera e propria rivoluzione che riporta fertilità e biodiversità nel suolo, permettendo una produzione straordinaria sia in termini di quantità, rende 5-6 volte più di un orto tradizionale, sia in termini di qualità e salute. Non a caso si parla di nutraceutica. Ora siamo orgogliosi di annunciarvi un'importante novità. È finalmente pronto un kit dell'orto biattivo, che rende veramente semplicissimo per chiunque realizzarne uno sul proprio balcone o nel giardino. Ce lo presenta l'amico Andrea Battiata, agronomo e contadino urbano di Firenze, l'ideatore dell'orto biattivo. Buongiorno agli amici di Ecofuturo. Oggi siamo con la mitica Elena e Fabio a prendere un bell'orto biattivo a riserva d'acqua per le terrazze e per i balconi, purché abbiano un po' di sole. Anche se con i cambiamenti climatici una mezz'ombra con un po' di sole oggi va meglio che il pieno sole quasi. Comunque il kit si compone di una vasca a riserva d'acqua. Questo vuol dire che uno può andare via anche 15 giorni e le piante riescono via via a tirarsi l'acqua da sola. Ma non solo, questo vuol dire che quando innaffi quest'orto, perché per le piantine piccole magari dovrai innaffiarle per le insalatine appena messe eccetera, vuol dire che l'acqua non va mai via, quindi non c'hai nessuno scolo né nel balcone né nel terrazzo. Quindi con questo kit noi raggiungiamo due scopi fondamentali: si riduce il consumo d'acqua, non si sporcano i pavimenti e le piante riassorbono da solo tutta la riserva d'acqua. È un kit con un'innovazione notevole e c'è un galleggiante che ti dà la misura dell'acqua che c'è nella parte sottostante. E quindi, diciamo, è un kit come l'orto biattivo a strati, in cui sotto c'è la riserva d'acqua, poi ci abbiamo il compost, poi ci abbiamo la sabbia vulcanica e infine gli attivatori. È di una semplicità incredibile. Quest'anno noi abbiamo fatto questi pomodori col kit
e siamo stati via un mese, ma i pomodori non hanno risentito minimamente della nostra mancanza. Chiaramente c'è la riserva d'acqua che va tenuta sotto controllo con un galleggiante e dopo di ciò è di una semplicità estrema. Si fanno tutto l'anno i raccolti, perché ora siamo nella fase, noi già abbiamo raccolto in quest'orto, siamo nella fase di raccogliere la parte e di trapiantare la parte invernale, e quindi nell'inverno ci abbiamo i finocchi, i porri, tutti i cavoli, il cavolo nero, e poi ci abbiamo tutti i radicchi, una marea di ortaggi per l'inverno. E con questi appunto cambiamenti climatici quasi quasi l'inverno diventerà forse più produttivo che l'estate, perché l'orto l'abbiamo sempre immaginato d'estate, ma con questo cambiamento dobbiamo pensare che forse l'inverno è più produttivo dell'estate stessa, anche perché a quando dicono i climatologi non ci sarà più quel grande freddo, oppure se viene concentrato per pochi giorni, quindi basta coprire con un telino l'orto quando arriva un po' di gelo, è un orto che produce 12 mesi su 12, fantastico. La ricchezza della terra non è soltanto nella sua capacità di stoccare l'anidride carbonica, ma anche nella sua temperatura costante. La geotermia è l'unica energia pulita e rinnovabile che non si esaurisce mai ed ha una capacità di produzione continua. Scopriamo i vantaggi della Cenerentola delle rinnovabili grazie ad un'azienda che ne sfrutta le potenzialità con le sue tecnologie innovative, le pompe di calore ad alta temperatura. Le pompe di calore offrono il calore prelevandolo per la maggior parte da una fonte naturale inesauribile, gratis. Tra queste, quella principale, quella più efficiente ai fini della produzione di calore è la geotermia. Prelevare calore dalla terra attraverso acqua di falda o attraverso il calore della terra stessa è un processo che viene effettuato attraverso delle sonde geotermiche nel terreno oppure attraverso un piccolo pozzo di prelevamento dell'acqua di falda. È la più stabile, poiché durante tutto l'anno la terra offre questo calore e quindi l'efficienza della pompa di calore non risente affatto delle condizioni climatiche esterne. Durante tutta la stagione invernale, infatti, la pompa di calore è in grado di offrire la massima efficienza, i massimi rendimenti, anche se il clima esterno è particolarmente rigido. Per quanto riguarda l'acqua di falda, si effettuano dei pozzi di circa 30-35 metri. La falda può essere molto superficiale, quindi già 6-7 metri è possibile trovarla. In questo caso si prelevano circa 3-4-5 gradi dall'acqua di falda prima di restituire la stessa acqua nella stessa falda dalla quale si è prelevata, quindi senza modificarne nessuna caratteristica chimica. Per quanto riguarda le sonde geotermiche, in questo caso parliamo di ciclo chiuso, si effettuano dei fuori di circa 100-120 metri nel terreno, all'interno dei quali viene inserito un anello che rappresenta appunto la sonda geotermica. Anche in questo caso si prelevano 3-4 gradi per offrirli allo scambiatore della pompa di calore, che poi la eleva alla temperatura necessaria per essere offerta all'interno dell'ambiente da riscaldare. Questo è un processo naturale, poiché questo calore comunque sarebbe offerto dalla terra all'atmosfera. Noi lo convogliamo attraverso questi sistemi, il pozzo o il circuito chiuso della sonda geotermica, alla nostra pompa di calore per offrirlo all'ambiente da riscaldare o all'acqua calda sanitaria da riscaldare. Da qui il fatto che è economicamente estremamente efficiente e anche estremamente sostenibile. Torna ora alla nostra rubrica che segue gli sviluppi del progetto MIO, di cui Ecofuturo è partner ecotecnologico. Lascio ora la parola al nostro Michele, che è andato a incontrare i suoi protagonisti.
Mi trovo a Mesagne, in provincia di Brindisi, presso la cittadella della ricerca e dell'innovazione tecnologica, dove sta crescendo il progetto MIO, grazie all'impegno corale dei suoi protagonisti. Oggi ascoltiamo Marco Alvisi, direttore del CETMA, una delle eccellenze che qui sviluppa la propria attività. Siamo in CETMA, che è un centro di ricerca e sviluppo nato 30 anni fa da Enea, Unisalento, Rina Consulting e altre imprese, tra cui ESCO e imprese digitali, per supportare l'innovazione delle piccole e medie imprese e degli enti locali nel Mezzogiorno e in particolare in Puglia. Da 30 anni lavoriamo partendo dai bisogni di innovazione dell'impresa, quindi ascoltiamo le imprese e cerchiamo di erogare dei servizi di supporto all'innovazione di prodotto e supporto all'innovazione di processo. E lo riusciamo a fare grazie al fatto di poter sviluppare in parallelo dei progetti di ricerca, in partnership sempre con le imprese europee, nazionali e regionali, con quali teniamo il nostro know-how e le nostre attrezzature e le capacità dei nostri ricercatori, circa 70 persone, a livello dello stato dell'arte, perché per supportare l'impresa nel mercato, diciamo, globale bisogna essere ovviamente a livello dello stato dell'arte della tecnologia. Abbiamo due aree, ci occupiamo di materiali avanzati e in particolare tutto il mondo polimeri e compositi e ingegneria civile e realtà aumentata, virtuale, robotica, automazione, intelligenza artificiale con l'altra divisione. Queste due competenze sono integrate dalla competenza del design che permette nell'ambito dello sviluppo prodotto di creare, diciamo, un'integrazione in uno stesso spazio, in uno stesso team a favore dell'impresa. Quindi siamo il centro di ricerche per le imprese e gli enti locali che non ce l'hanno. Ci muoviamo in tantissimi settori, però fondamentalmente siamo posizionati sulla transizione green e digitale, quindi sulla transizione gemella. Sulla transizione digitale gestiamo e coordiniamo l'European Digital Innovation Hub per la DG Connect della Commissione Europea, con cui supportiamo le imprese nella innovazione e nella dimostrazione di tecnologie come intelligenza artificiale, cyber security e calcolo ad alte prestazioni. Invece con tutto il mondo polimeri e edilizia sostenibile le supportiamo nel mondo della transizione green, quindi molto, diciamo, vicino e coerente con le attività che in questa cittadella vorrebbe fare Net Building e la rete di imprese che si vuole insediare per portare nuova linfa e nuove imprese all'interno di questo comprensorio. Si conclude così questa puntata della nostra trasmissione. Grazie per essere stati con noi. Se volete approfondire i temi che abbiamo trattato e cogliere le opportunità disponibili, potete leggere gratuitamente online la nostra rivista L'Ecofuturo Magazine, oppure visitare la nostra fiera Ecofuturo World disponibile online. Arrivederci alla prossima puntata. Thank you.